Grazie a nome della Fondazione ISMU per averci invitato a partecipare a questa iniziativa. Forse due parole sulla Fondazione possono essere utili. La Fondazione ISMU fa parte di quel piccolo gruppo di fondazioni che fanno riferimento alla Fondazione Cariplo. Fino a pochi anni fa la Fondazione ISMU si chiamava Fondazione Cariplo ISMU ed è nata nell'ormai lontanissimo, perché, come si diceva, 22 anni fa l'Italia era diversa, ma addirittura 30 anni fa, 91 era ancora più diversa. Ora, nacque con l'intento di cominciare a studiare, ad approfondire e a capire come si trasformava e come si modificava la società in funzione della presenza degli stranieri. L'Italia fino in quei momenti poteva essere descritta tendenzialmente come una società monoculturale e monoreligiosa. Il cammino fatto in tutti questi anni è stato importante, perché se voi immaginate che nel 1991 i collaboratori della Fondazione erano circa 10 e adesso sono 160, avete un'idea di come sia cresciuta, ma in funzione di come è cresciuta e cambiata la presenza degli stranieri nella nostra città e nella nostra Lombardia. A questo proposito, io in riferimento alla tematica di questa mattina mi sono appunto permesso di fare una ricerca sulle varie banche dati della nostra fondazione e ho ritrovato un elemento che secondo me è importante e descrive il tipo di cambiamento che è avvenuto. Sono andato a cercare i progetti, come quello a cui voi avete dato vita, che implicano un tipo di attività che tecnicamente viene definita informale, vale a dire quella che fa riferimento all'arte, intesa come cinema, fotografia, musica, teatro. Progetti di questo genere rivolti ai giovani stranieri, alle cosiddette seconde generazioni. Ho fatto una ricerca solo negli ultimi 5 anni, ma erano presenti nel 2006 97 progetti di questo tipo, che appunto utilizzavano queste strategie. Nel 2011 i progetti sono 239. Naturalmente la Fondazione ISMU non pretende di aver coperto tutti i progetti, però come potete intuire è un incremento del quasi del 150%. Questo secondo me è un indicatore importante di una serie di cose che descrivono precisamente quel cambiamento della società lombarda, ma più in generale della società italiana rispetto alla presenza di altre popolazioni e di altre culture. Innanzitutto questo è un indicatore importante che soprattutto in questi ultimi 5-6 anni c'è stato realmente quel passaggio dal vivere la presenza di stranieri immigrati come fase di emergenza sociale a una fase in cui invece la presenza degli stranieri indica una parte strutturale ormai della società italiana. Per intenderci, fino a diciamo 10-15 anni fa, i tipi di interventi che si immaginavano e che tendenzialmente venivano finanziati erano tutti in qualche modo in riferimento a dei bisogni primari. Ora, individuare attività di tipo informale, artistico, credo che tutti voi conosciate il famoso simpatico proverbio per cui si dice che l'arte è bella ma di solito non fa mangiare. Quindi immaginare che si possano individuare, progettare percorsi di integrazione che hanno come minimo comune denominatore l'arte indica un grande passaggio in termini soprattutto di coscienza degli italiani e di chi ha responsabilità politiche in Italia in questa direzione.